Nella mattinata di sabato 10 giugno, presso la sala consigliare del comune di Notaresco, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione calcistica, che vedrà il Notaresco impegnato nel campionato di Serie D. Permanenza in categoria ottenuta grazie alla vittoria nel playout in quel di Riano, la casa del Roma City. Un campionato duro, quello dello scorso anno, conclusosi nel migliore dei modi, ma che ha posto le basi per un futuro solido in quello che sarà l'anno del centenario. Oltre al presidente Luigi Di Battista, presenti il sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio e l'assessore allo sport Ezio Di Colli, che collaboreranno con la società, e hanno annunciato alcune novità che andiamo ora a scoprire con la conferenza stampa integrale. Salve a tutti, vi diamo il benvenuti a questa conferenza stampa di riapertura della nuova stagione del Notaresco Calcio 2023-24. In realtà il campionato è terminato da poco, solo da 3 settimane, da una ventina di giorni, però quest'anno subito il presidente, il sindaco si sono subito incontrati, hanno subito dialogato per poter far sì che si potesse ripartire in largo anticipo, proprio per poter costruire una squadra che possa stare più tranquillamente in Serie D senza quelle sofferenze che abbiamo avuto l'anno scorso con i tifosi che hanno sofferto insieme a noi l'anno scorso e ci hanno seguito ovunque. Per questo li ringraziamo, penso che anche il presidente poi sarà il primo a ringraziarli tutti quanti. E anche grazie a loro, chiaramente presidente, che siamo riusciti a vincere con il loro sostegno, perché senza di quello è difficile. E ci rendiamo conto che anche da parte loro a volte è stata dura riuscire a starci vicini senza andare oltre, perché giustamente quando la squadra non riesce a risalire, poi chiaramente i malumori ci sono, ce ne rendiamo conto. Però tutti insieme ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante. Io innanzitutto darei la parola al presidente solo per un secondo, perché consegna al neo sindaco Toni Gianvittorio, all'assessore Ezio Di Colli, i nostri gagliardetti. Sì, l'altro per l'assessore allo sport, il mio assessore allo sport Ezio Di Colli. E adesso possiamo iniziare, così iniziamo a entrare subito nel caldo, nel vivo di questa nuova stagione calcistica. E io darei subito la parola al sindaco Toni Gianvittorio, che si è subito reso disponibile appena eletto. Chiaramente ricordiamo che solo di un mese fa insomma l'elezione, poi giustamente sono stati anche i tempi burocratici, tecnici per formare la giunta. Si è dovuto aspettare, però si è fatto abbastanza celermente sindaco per trovare subito questa comunione di intenti. Ora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio questa mattina così numerosi nella presentazione della società e della ripartenza, voglio dire, con il centenario 1924 stagione calcistica 2023-2024. Questa non è una ripartenza, ma è un festeggiamento per i nostri 100 anni di storia calcistica. Noi, prima di passare al discorso, voglio fare dei ringraziamenti. Ringrazio in primis il qui presente presidente Luigi Di Battista, ma non dimentico nel ringraziare che se oggi noi siamo qui è per una persona non presente, del presidente Salvatore Di Giovanni, che è stata una grandissima persona, un grande presidente, ci ha portati alla ribalta nazionale, il Notaresco, siamo stati in tutte le piazze d'Italia e conosciuti in tutta Italia. Poi per ultimo voglio ringraziare anche l'amministrazione uscente con il sindaco Diego Di Boaventura, che ha scommesso anche lui con Salvatore Di Giovanni all'inizio di questa avventura. Poi dopo, insieme a Diego, nella passata amministrazione, come ben sapete, c'eravamo pure noi, però qualcuno ha voluto poi dopo strumentalizzare per i fini elettorali. Come ben sapete,
oggi c'è una nuova amministrazione, un'amministrazione solida, compatta, che da subito si è messa al lavoro con la società, col presidente Luigi Di Battista, e ha voluto sin da subito riniziare a collaborare nel programmare le cose, perché l'amministrazione calcistica come l'amministrazione comunale devono andare di pari passo e lavorare con un solo obiettivo, quello di fare le cose giuste e buone con la programmazione. Quindi noi ci siamo stati e ci saremo, ma senza nessuna strumentalizzazione, perché la società calcistica, come tutte le altre società calcistiche sul territorio, dalle società diciamo sportive per i ragazzi, come sul Notaresco c'è la Pro Notaresco, ma come sono le altre tante società che sono società dilettantistiche, ma anche società amatoriali, e queste non vengono e non devono essere strumentalizzate, perché la società si fa sociale, si è una società di aggregazione per il territorio, e questa è la parola giusta, aggregazione, che è quella che dobbiamo fare noi e dobbiamo fare in questo anno, perché sarà un anno bellissimo, un centenario, avremo tanti festeggiamenti che stiamo programmando insieme a tutte le varie associazioni. Ringrazio tutte le varie tifoserie che ci sono sul nostro territorio, che sono messe a sistema sia per la festa ma sia per la lunga stagione calcistica. Noi come amministrazione comunale abbiamo, oltre, ringrazio anche l'assessore qui presente Ezio Di Colli, che da subito è la persona che si è messa a pungolare tutti quanti gli altri, quindi a lavorare a pancia a terra dalla mattina alla sera per far sì che di riportare a casa questo grande risultato. Noi come amministrazione comunale abbiamo anche una persona di nostro riferimento, che è il qui presente Carlo Di Marco, che è una persona vicina all'amministrazione, una persona che collaborerà a 360 gradi, che sarà l'anello di congiunzione tra l'amministrazione e la società calcistica. Quindi avremo un lungo anno con tanti obiettivi e tante cose che dimostreremo al nostro territorio. Quindi io vi ringrazio, noi avremo modo già dalle prossime settimane. Una cosa che voglio precisare, che non sarà come gli altri anni: noi già dal mese, penso dalla metà di luglio, inaugureremo l'antistadio di Notaresco con un sintetico, come ben sapete stanno per ultimare i lavori, e lì faremo un regolamento per tutte le squadre calcistiche. Cercheremo di non far giocare nessuno né allo stadio di Guardia Romano né allo stadio di Notaresco con gli allenamenti. Gli allenamenti si faranno presso l'antistadio. Mi diceva questa mattina il presidente che loro stanno vedendosi allenarsi nell'antistadio oppure su altre strutture. Comunque noi a disposizione a 360 gradi, però l'unica cosa, quella che ci teniamo, è nel manto erboso ci si gioca solamente come in tutte le città d'Italia, perché lì si ha un costo, non si può rovinare. Poi se il campo, come ben sapete, se lo stressiamo e la domenica non è pronto e non ci si può giocare, quindi cercheremo anche lì di mettere a sistema con un regolamento che Ezio, l'assessore, si sta adoperando già nel lavorare e provvedere a stilare questo regolamento, e quindi sin da subito, già nella ripartenza da settembre, daremo vita anche al nuovo regolamento con degli spazi che, quando ci sono le regole, ci stiamo bene tutti, se non ci sono le regole si fanno solo casini. Quindi io vi ringrazio, grazie per questa grande opportunità che ancora una volta date al nostro territorio, al Notaresco, e tutti insieme vinceremo questa grande battaglia. Grazie. Grazie a lei, Sindaco, chiaramente, come lei dice, grazie alla società per l'opportunità che dà Notaresco, ma anche grazie all'amministrazione comunale che si è messa a disposizione, perché, se, come diceva lei, senza una sinergia tra l'amministrazione e le società calcistiche, poi è difficile andare avanti e fare le cose per bene. Io adesso passerei la parola anche all'assessore allo sport Ezio Di Colli, che da subito si è messo al lavoro e a disposizione per far sì che tutto funzioni al meglio. Grazie mille, buongiorno a tutti. Io sarò breve, inizio soprattutto nel ringraziare il presidente Luigi Di Battista, che nelle ultime settimane ho avuto il piacere di conoscere, e devo dire che ho subito percepito l'amore che ha per Notaresco, per i colori rosso-blu e
per tutti i tifosi e per tutta la comunità, e questo è un grande punto di partenza per tutti noi. Poi lasciatemi ringraziare il sindaco che in pochissimo tempo si è prodigato affinché si portasse a casa questo grande risultato, la permanenza in Serie B, che non era neanche scontato visto le difficoltà che ci sono al momento. Poi un ringraziamento va anche a tutta la maggioranza del Comune Notaresco che in questi giorni mi ha supportato e soprattutto sopportato. Dice l'assessore Michela Savini, che sa benissimo di cosa parlo. Io dico che oggi è l'inizio di un nuovo percorso dove tutti, amministrazione, società, tifosi, devono andare in un'unica direzione. Solo così si può andare avanti e raggiungere risultati importanti, e soprattutto tutti dobbiamo pensare da oggi al bene della comunità. Come diceva Tony, la nostra mission è la programmazione. Senza di quella non si può fare nulla, non si può arrivare a maggio di ogni anno e pensare cosa fare e cosa non fare. Quindi sicuramente si deve partire dalla programmazione, solo con quella si raggiungono risultati importanti. Poi tanti mi chiedono, poi passerò la parola al Presidente, che squadra faremo, ci salveremo, la squadra di media classifica, di alta classifica. Io penso che tutti dobbiamo sognare, tutti dobbiamo puntare alla luna. Male che vada, abbiamo cammino tra le stelle. Forza Notaresco. Riprendo un attimo la parola perché ho dimenticato una cosa importante. Noi in questi giorni di incontri, dialoghi, tante problematiche, perché non ci nascondiamo che le problematiche vengono, ci sono state e ci sono ancora, quindi stiamo vedendo di risolverle, come diciamo prima, con pancia a terra e con criterio. Ma una scommessa, quella che è stata, è portata a casa proprio in questa settimana, che c'è stato un preaccordo di sintesi con delle società importanti sul territorio. Quindi abbiamo chiuso un accordo con altre società del nostro territorio abruzzese, con delle realtà molto importanti, e faremo squadra sia con il Pescara Calcio e sia con il Pineto Calcio. Quindi insieme Notaresco, Pineto e Pescara cercheremo di fare grandi cose. Grazie. Grazie a lei sindaco, grazie all'assessore Di Collo, infatti sono giustissimi entrambi i ragionamenti, bisogna fare squadra sempre per poter puntare in alto, perché più si è a fare le cose per bene insieme e meglio le si fanno, e allo stesso modo bisogna sempre puntare il più in alto possibile, come diceva l'assessore Ezio Di Collo, perché altrimenti poi l'asticella si abbassa sempre di più, quindi sempre meglio puntare un po' più in alto delle proprie possibilità, e poi male che vada si è fatto comunque un buon lavoro. E adesso lascerei la parola al presidente Luigi Di Battista, artefice insieme a tutta la squadra, insieme a tutta la società, di questa salvezza della passata stagione, una salvezza incredibile, una salvezza sofferta. Una salvezza voluta, che solo con la sua tenacia di riuscire a tenere insieme la squadra anche nei momenti di difficoltà siamo riusciti a raggiungere. Presidente Luigi Battista, che poi erano, come sapete chiaramente, circolano voci che non si sapeva come se si andava avanti. Presidente però ha tirato dritto, anche perché, come ricordava il sindaco prima, siamo nell'anno del centenario del Notaresco, è un anno importante e fondamentale, e chiaramente il presidente Luigi Battista anche per questo soprattutto ci teneva tanto e ci tiene tanto a mandare ancora avanti il Notaresco, e sicuramente farà grandi cose anche quest'anno. Salve a tutti. Allora, il primo ringraziamento sia per la continuità per tutti e del direttore generale Alfredo Natali. Che se mancava Alfredo Natali, è lui che mi ha aiutato, è lui che mi ha imparato tante cose, perché per me è il primo anno, quindi non sono tanto esperto. Poi di più, di quello che ci tengo ai tifosi,
Io ho avuto contatti con tutti i tifosi, specialmente con uno in particolare che è quello che dava più fastidio, che Mirko, però ti dico, allora anche i tifosi hanno consigliato la società, di più Mirko, non è tutti i tifosi che hanno consigliato l'attività. E la cosa più bella è che c'è stata proprio un'unione di tutti. Io non ho avuto né una parola contro, anzi tutti quanti, come Alfredo, come il mister, che hanno fatto delle cose che, a raccontarle non è una cosa bella, però hanno fatto delle belle cose per i giocatori. Quindi ecco perché il mio continuo sia perché è il centenario, sia perché volevo proprio fare il centenario qua, che mi sono proprio affezionato proprio a tutti. Io sono fatto un po' strano, Tony mi ha conosciuto, Ezio mi ha conosciuto, no, Tony mi conosceva, però in rapporti un po' personali è la prima volta che ci siamo conosciuti. Vi dico la verità, la trattativa il primo giorno è stato un po' così, però poi le altre trattative sono andate tutte bene. Il comune ci aiuterà sia in tutto e per tutti, quindi io spero di partire con tutti voi il più presto possibile, ok? Presidente, questo chiaramente è subito la ripartenza. Come dicevamo prima, si è voluto fare tutto per tempo, tutto anticipando i tempi proprio per fare le cose in maniera migliore. Adesso si ripartirà, adesso nei prossimi giorni ci sarà modo di rivedere un po' tutta la struttura, di vedere come andare avanti, come portare avanti questa stagione chiaramente. Infatti lunedì io e il direttore incontriamo sia l'allenatore che è un direttore sportivo che io credo, speriamo che rimane, perché proprio ieri avanti ieri mi ha detto che forse doveva vedere alcune cose. Già dalla prossima settimana andiamo a vedere proprio pure delle strutture per i giocatori, stiamo cominciando già da subito a lavorare. So che martedì abbiamo un appuntamento sia con Ezio De Colli che con, oddio mi dimentico il nome, sono Carlo, più c'è pure un ragazzo che Iuri, e con Iuri per fare un po' un piano del centenario, che poi credo che lo fanno tutti quanti. Infatti Tony mi ha detto che riunisse proprio tutti i tifosi, tutte le categorie di qua, per farlo insieme un anno proprio di feste. Sì, infatti sicuramente ci saranno anche tutti i festeggiamenti del centenario da portare avanti in questa stagione, che chiaramente la società porterà avanti di concerto sia con l'amministrazione comunale e sia anche con i tifosi, perché anche loro sono i protagonisti e sono coloro che portano avanti questa passione per questi colori. Quindi è giusto lavorare tutti quanti in sinergia proprio per fare le cose il meglio possibile. Non so se avete qualcos'altro da dire, altrimenti non so, ci sono domande dal pubblico, qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Mirko in rappresentanza dei tifosi, direi. Sì, dai, una parola da un rappresentante dei tifosi. Beh, buongiorno a tutti. Io a nome dei tifosi volevo chiederti, Luigi, presidente, come hai vissuto i giorni che hanno intervallato la salvezza a Roma, epica salvezza, fino ad arrivare alla fumata bianca con la nuova amministrazione, perché ci sono stati un po' di giorni di dubbio, diciamo, no? Quindi voglio sapere come tu hai vissuto personalmente questi giorni. Beh, il giorno della salvezza credo che mi avete visto, mi avete incontrato lungo l'autogrill. Poi che ti voglio dire, dell'altra io ero sicuro però che si ritornava a Notaresco, quindi abbiamo fatto pure un po' di messi in scena per convincere Tony, per convincere, perché sai, di Tony è un po' fatto in quel modo, quindi cerchiamo di addomesticarlo pure, perché
però si sta migliorando, ho visto nell'ultima seduta sta migliorando, non ha attaccato subito perché la prima volta mi attaccò però negli ultimi tempi so che, infatti ve l'ho detto pure a voi l'ultima, che non so con chi ho parlato, ho detto guarda sia il sindaco sia Ezio De Colli è una meraviglia, e vi ho detto pure che credo che quest'anno possiamo fare pure una grande cosa. Ezio De Colli ha detto che ci salviamo, ma io mi permetto di dire Alfredo perdonami, ma sulla grande categoria ci possiamo pure stare. Adesso l'assist dopo l'assist di Matteo è una domanda chiarificatoria, quindi è giusto che io risponda insomma a questa domanda. Logicamente Tony Di Gianvittorio è sindaco da 30 giorni? Da pochi giorni, non lo è mai stato, e c'era qualcun altro, io ero in amministrazione come ben sapete, ma con la società non ha preso mai impegni, mai. Tony Di Gianvittorio qualche anno fa, 2 anni fa e 3 anni fa, quando qualcuno è scappato, ha rincorso Salvatore Di Giovanni portando a casa dei risultati che qualcun altro non aveva ottemperato. In questa annualità ultima, quello che vi dicevo che qualcuno strumentalizzava a fini politici, perché si diceva Tony ha preso degli impegni, no, Tony non ha preso degli impegni, è stato chiarito con il presidente che qualcuno aveva detto a nome di Tony, ma Tony non aveva mai detto, ha detto collaborava, ma da subito si è strumentalizzata la cosa, come vi dicevo, per approfittarne per la campagna elettorale. E poi sempre un qualcuno diceva se vince Tony l'SN Notaresco andrà via, oppure Tony non farà restare la squadra a Notaresco. Le chiacchiere sono state già smentite perché il giorno dopo ci siamo incontrati, abbiamo chiarito tutto, abbiamo pianificato. Tony vive di programmazione, quindi Tony dalla mattina alla sera lavora in comune al comune di Notaresco e programma insieme ai suoi collaboratori, assessori e consiglieri tutte le cose che vanno fatte per il nostro comune. Di certo non scappa, non dice bugie, dice le cose serie e fa quello che bisogna fare. Punto. Grazie a tutti. Grazie a lei sindaco, non so se qualcun altro vuole dire qualcos'altro, altrimenti possiamo salutare e iniziare questo percorso verso il centenario che ci sarà quest'anno, dove come ho detto prima tutti ci impegneremo e tutti dovremo lavorare uniti per far sì che sia una grande annata di festa, di successi e di Notaresco. Grazie a tutti.